noi ci incontriamo un pochino in gruppi degli animatori digitali, leggiamo un po' di difficoltà di comunicazione, per il Ministero è evidentemente ancora per il momento, fino a che attraverso i sistemi, un certo tipo di piattaforme, probabilmente molto presto ne avremo una, finché non riusciamo a raggiungere tutti gli animatori digitali in quell'evoluzione da scuola in una maniera molto dinamica, il Ministero è abituato a parlare con la scuola attraverso gli strumenti tipici del piano scuola digitale. Quindi noi quando guardiamo in giro le conversazioni con gli animatori digitali abbiamo notato che un'esigenza era di tipo informativo. Abbiamo letto più volte, sono stato nominato animatore digitale, ora cosa faccio? Allora, abbiamo pensato che proprio gli animatori digitali fossero nella condizione, quelli che già hanno un po' di esperienza, fossero nella condizione di aiutarci a individuare una base di informazione, ovviamente oltre a quelle che il Ministero dà agli animatori digitali, può dare agli animatori digitali, un kit, una serie di istruzioni minime di cosa succede quando si è animatori digitali e si comincia a lavorare in una comunità scolastica come quella appunto dove si lavora, il tema attivo per l'innovazione. Quindi attraverso lo strumento che è quello dello scoop, ma in generale attraverso un piccolo documento, una piccola guida, le 10 cose da sapere una volta che si è animatori digitali, vi chiediamo la cortesia di aiutarci a costruire questo insieme di informazioni minime che poi noi possiamo strutturare e dare a tutti gli 8300 animatori. Alcuni già avranno esperienza e quindi saranno quelli che ci guideranno dalle kill, gli altri, quelli nuovi che vengono individuati successivamente, avranno un minimo di informazioni che sono costruite sia dalle informazioni istituzionali del Ministero, sia dall'esperienza di chi è già stato in più. Quindi chiediamo veramente a tutti di Alessandro. Ringrazio Alessandro, Laura e Anna Maria. Perché ci stanno aiutando nel condurre questo tavolo, ma ripeto, il nostro lavoro di oggi è molto prezioso per noi, non finisce qui evidentemente, perché continueremo a lavorarci, ma è indispensabile per costruire in una maniera che non è dall'alto, ma si basa sulle vostre esperienze, sia sulle vostre esigenze, perché passando qui nelle stanze ho sentito molto, è difficile, ci sono barriere, questo lo sappiamo ed è giusto che voi le segnaliate, ma è una innovazione molto grande quella di aver individuato una persona, quindi per favore aiutateci a individuare anche le opportunità, cioè cosa c'è. Immaginate che appunto l'anno scorso non esisteva la figura dell'innovatore digitale, e ricordatevi cos'era fare innovazione nella scuola senza avere il riconoscimento sistematico, senza che la scuola sapesse che ci doveva essere oppure che si occupasse di innovazione a scuola. Quindi vi chiedo di concentrarvi in un momento sull'opportunità di avere una figura come quella del direttore digitale. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie a tutti. Allora, ovviamente quello che diceva l'autoressa Solda è giusto. Noi avremo bisogno, però siccome dobbiamo generare qualcosa, avremo bisogno di un segretario, qualcuno che prende appunti, okay, delle varie idee che vengono poi effettivamente generate. Chi si occupa? È come quando al collegio chiedi di fare le palle e tutti guardano il massimo. Ok, perfetto, grazie mille. Allora, se siete riusciti ad arrivare sul nostro sito,